Fabio Fazio, il conduttore Rai più pagato della TV italiana, cioè pagato con i soldi delle tasse degli italiani, ha recentemente ospitato nella sua trasmissione Che tempo che fa Silvio Berlusconi. In 30 minuti di intervista, davanti a un uomo sospettato di aver corrotto politici, magistrati, finanzieri, di aver comprato sentenze e di aver avuto rapporti con personaggi di spicco della mafia, Fazio non ha fatto una domanda che sia una per mettere in difficoltà Berlusconi. Non una domanda sulle condanne per frode e appropriazione indebita. Non una domanda sulla riapertura del fascicolo da parte della Procura di Firenze a novembre 2017, dove risulta indagato per le stragi di mafia del 92-93, cioè quelle dove furono uccisi i giudici Borsellino e Falcone e le loro scorte. Non una domanda sul lodo Mondadori, né alcuna domanda sul procedimento a suo carico per corruzione dei senatori Razzi e Scilipoti. In compenso, Fazio ha permesso a Berlusconi di dire in prima serata TV, in TV nazionale, senza nessun contraddittorio e senza interromperlo mai, che Marcello Dell'Utri, cofondatore di Forza Italia e condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, gli ha permesso di dire che secondo lui è un buon padre di famiglia, un buon cattolico e soprattutto un perseguitato vittima di un processo politico da parte della magistratura. Che Marcello Dell'Utri, che oggi è detenuto, certo. Lei che sentimenti ha verso questa situazione? Beh, Marcello è una delle migliori persone che abbia incontrato, è un cattolico, praticante, un buon padre di famiglia, in carcere a seguito di un processo politico. Oggi ha detto che in caso di vittoria pensa a un governo di 20 ministri. Prima di questo momento vergognoso in cui Fazio ha permesso a Berlusconi di riabilitare Marcello Dell'Utri davanti a tutta Italia, ci sono stati però altri momenti di vero giornalismo di inchiesta, come quando Fazio ha subito messo Berlusconi in difficoltà con la sua prima domanda scomoda. Allora, senta, io prima vorrei parlare di cose tristi, poi parliamo di politica. Parliamo del Milan. Lei ha conosciuto Yong Lee, il nuovo presidente? Oppure come quando, parlando di politica, Fazio si è casualmente scordato di chiedere a Berlusconi come mai durante i suoi governi siano state abolite le norme di contrasto all'evasione fiscale e invece siano stati introdotti sistemi di tutela degli evasori, come lo scudo fiscale, o del perché siano stati aboliti i tetti agli stipendi dei grandi manager pubblici e perché di contro siano state smantellate intere grandi aziende pubbliche. Non gli ha nemmeno chiesto perché durante i suoi governi siano state approvate dozzine di leggi ad personam che gli consentissero di evitarsi i suoi processi, come ad esempio il lodo Alfano o come il legittimo impedimento. No, la domanda sulla politica è questa. Allora, eravamo rimasti a questa fotografia. Presidente Berlusconi, il fatto che dopo tanto tempo lei sia di nuovo il leader del centrodestra, candidabile o no, ora lo capiremo nei prossimi mesi, ma insomma, passato o futuro, come si chiede la campagna pubblicitaria di Repubblica? Dopo questa domanda, a cui seguono 6 minuti di comizio elettorale, di nuovo senza interruzioni da parte del conduttore, secondo voi Fazio, pochi istanti prima di chiedere a Berlusconi di parlare dei suoi sentimenti per Marcello Dell'Utri, secondo voi ha trovato il coraggio di porgli la domanda del perché gli italiani dovrebbero dare fiducia a una persona che ci ha messo nel ridicolo a livello mondiale e che è totalmente privo di qualsiasi credibilità internazionale? Oggi ha fatto una battuta strepitosa, lo sa lei, ha detto: io non mi sento poco più di 70 anni, me ne sento 40, però lei ne ha 81, quindi voglio dire, è stato un capolavoro. L'età non è un fatto anagrafico. No, ha ragione. È una condizione dello spirito. Qualche settimana fa Fazio ospitò anche il nostro candidato premier Luigi Di Maio. Noi abbiamo analizzato le due interviste che potete trovare in streaming sul sito della Rai e confrontarle e abbiamo notato alcune differenze. In 30 minuti di intervista a Berlusconi Fazio ha posto 10 domande, compresa quella sul Milan, e lo ha interrotto solo 3 volte. In 28 minuti Fazio ha posto 21 domande a Luigi Di Maio e
lo ha interrotto 16 volte. 16. Questo non è il servizio pubblico che vogliamo. Questa non è la TV che noi vogliamo. Pagata oltretutto con i soldi dei contribuenti, per restituire però agli italiani una realtà completamente manipolata, dove un uomo che ha già devastato il nostro paese per 20 anni viene presentato come un docile nonnino. È giunto il momento di spegnere il passato, finalmente, una volta per tutte. Ragazzi, se la pensate come noi, aiutateci a diffondere questo video e condividetelo dappertutto.